Proseguiamo con la serie di interviste per i preparativi del Carnevale Alcamese. C'è quindi ancora molta carne al fuoco. C'è il professor architetto Settepani, lei è l'artefice progettuale, direttore artistico di quest'opera che ancora non possiamo vedere integralmente, la vedremo sicuramente in occasione della prima sfilata di domenica prossima, no? Certo. C'è un messaggio, vabbè, non svegliamo nulla ancora, però lei ha voluto... È un carro allegorico, con un tema politico e con una satira politica, tanta satira politica. Ok, ma già lei negli anni passati ha avuto modo di dare il suo apporto? Ma molti anni fa abbiamo fatto qualche carro con scolastico, qualche carro con la scuola. Abbiamo fatto diversi tipi di interventi nei vari anni, all'epoca dell'amministrazione ferrale. Ecco, c'è anche la signora che ha collaborato. Salva Russo della Sostata, sì. Io a mettere in movimento tutta questa nostra situazione, grazie ai miei collaboratori. Abbiamo appunto realizzato questo carro, siamo un gruppo di amici, di famiglie e quindi siamo qua aspettando il nostro Carnevale Alcamese, dando un contributo alla festa, alla festa del Carnevale. Eccoci adesso nel capannone dove già era stato possibile effettuare la prima intervista con Alex Portuesi, sindaco Domenico Surdi, Cinzio Fascella. Sei contento della presenza del nostro sindaco? Sì o no? No, abbassate. Ecco già qualche anticipazione. Un attimo questa anticipazione. Consigliere Vito Lombardo. Va bene così. Basta così. Come? Giordano. Come basta così? Alex Portuesi. Dobbiamo assolutamente fare vedere, vabbè, lo vedremo forse in occasione della sfilata. Nel momento che sfileremo. Ma sarà riconoscibile, perché se siete tutti mascherati. No, sicuramente ci toglieremo la maschera per dare un po', far capire che realmente all'interno ci sono delle persone viventi, persone vive. Ecco qui, foto di rito con il sindaco, con Alex Portuesi e Cinzio Fascella, eccolo qua, l'abbiamo trovato. Roberto Daneri, buonasera. Andiamo adesso alla scoperta di un altro carro, scoperta sempre parziale perché non possiamo svelare i particolari. La sopra. Ecco, ci avviciniamo. Voi siete gli artefici di questo carro? Sì, noi siamo gli artefici, io e la mia collega Katia. Ok. Non possiamo dire di che cosa si tratta perché altrimenti l'effetto sorpresa svanisce. Ma questa idea, voi al primo carnevale a cui partecipate o già avete partecipato alle precedenti edizioni? Questo è il primo anno che partecipiamo, 3 anni fa diciamo è stato fatto tutto, alla fine io non c'ero. Sì, abbiamo partecipato con il carro delle suore, ma è stato tutto così all'improvviso. Invece questo è da quasi un mese ormai che ci stiamo impegnando, ecco. Bene, buon proseguimento, ormai siamo quasi in fase di ottimazione. Stiamo arrivando. Bene, bene. E anche la Mivas con la sua direttrice artistica Michela Mascali. Quanti siete intanto? Circa 35, e forse più. Speriamo di fare una cosa carina, è la nostra prima esperienza come carro. Per Danazzi non saremo perfetti, ma ci proveremo.
commercializzazione. Allora, un gruppo si è occupato della progettazione, un altro gruppo della costruzione e invece il terzo gruppo per la pittura. Molto bene, ma in quanto tempo? Circa una settimana. Una settimana per una settimana fare abbiamo fatto tutto questo progetto. La progettazione e la costruzione, ora dobbiamo continuare per la... Adesso finita la costruzione, infatti, ci manca la pittura e tutte le varie decorazioni. Ci saranno dei balletti attraverso il nostro piccolo spettacolo, che comunque la nostra associazione si occupa di teatro. Quindi noi canteremo, balleremo, i balletti saranno attraverso bambini sperduti, ma anche altri, quindi meglio non svelare tutto per ora. Sorpresa, sorpresa. Sì, sì.